Ciao belle gente, benvenuti in mio canale, io sono Amal e oggi vi porto tre metodi dei miei video precedenti come mantenere i capelli ricci bene, nel senso un riccio bello, dopo 3-4 giorni. Una delle tecniche l'ho sempre usata, una invece la sto utilizzando, credo la seconda o la terza, la sto utilizzando da circa 3 mesi. E sinceramente mi trovo da Dio, mi sta dando un volume allucinante, mi sta aiutando a mantenere il riccio per tanti giorni. Questa tecnica qua, guardate, i miei ricci sono voluminosi, a me piacciono i ricci voluminosi, non mi piacciono i ricci proprio boccolosi che scendono giù, mi piace il volume. E quindi, come vedete, spero che vi piace. Adesso vi lascio alle tre tecniche che ci aiutano a mantenere i capelli ricci belli. Bella gente, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Se vi piacciono i miei video, così sostenete il mio lavoro. Eccoci, cominciamo con la preparazione. Allora, io metto del gel di semi di lino preparato e congelato. Io tutte le volte che li preparo per il mese o di più e li congelo, e quando ne ho bisogno li scongelo. Nell'altra parte c'è il latte di cocco che lo uso per il viso come idratante quando vedo che la pelle ha bisogno di rinfrescata. Adesso ci metto un cucchiaino di vasellina. Ragazzi, questa ricetta vi cambierà la vita. Provatela e non potete farne a meno. Adesso metto un cucchiaio di Cantù. Voi potete usare qualsiasi balsamo o maschera per i capelli ricci, qualsiasi. E aggiungo un cucchiaio all'incirca di aceto di mela e un pochettino di acqua per diluirlo un po', perché io non lo volevo denso. Questa tecnica qua, o questo mescla, è veramente meravigliosa. Io lo sto provando da circa 3 mesi, non posso farne a meno, perché idrata i miei capelli, aiuta che i giorni si allungano dei ricci rimangono belli e soprattutto non mi impesantisce i capelli. Potete farla e non risciacquare i capelli. È un balsamo che non si risciacqua, stilizza i capelli, quindi definisce il riccio, le lascia leggero e allo stesso momento dura per tanti giorni. Ragazze e ragazzi, ve lo consiglio vivamente, provato e riprovato, e comunque il preparato che fate vi dura di più di un lavaggio. Io lo metto in frigo, la rimane, e quando devo usarlo le rifaccio o allungo gli ingredienti che c'ha. Come vedete, io lo applico sulla parte finale dei capelli, i pettino con il mio pettine magico. E voilà, dopodiché, quando ho finito di modellare i miei ricci, lo applico sulla punta, perché così rimangono le punta idratati. Vi lo consiglio vivamente, mi raccomando, condividetelo voi con i vostri amici e familiari. Il risultato è veramente ottimo. Gente, adesso cominciamo con la preparazione di un deodorante per i capelli o per il cuoio capelluto. Mettiamo qualche goccia di acqua di rose e una spolverata del bicarbonato. Questa tecnica vi fa un scrub, attiva la microcircolazione del cuoio capelluto, quindi aiuta anche alla crescita dei capelli, vi pulisce il cuoio capelluto, vi dà una freschezza pazzesca. Voilà, questo qua è il mio preparato, lo prendo col contagocce e vado. Il vantaggio di questo, che sinceramente mi piace decisamente di più, che dopo, quando fate questo trattamento, è come fosse avete lavato i capelli. Sentite proprio il cuoio capelluto più fresco. Io sinceramente questa la preferisco tantissimo. Infatti la preparazione è molto comoda. Oppure potete comprare
l'aggeggino dei cinesi, quello con la boccuccia, potete prepararlo per la settimana o lasciarlo in frigo o quello che sia. E veramente ha un risultato ottimo, ottimo, io mi sto trovando da Dio. Terza cosa che dovete avere tutte e tutti le persone che hanno i capelli ricci per mantenere il riccio lunga durata, cioè abbastanza giorni, e le cuffie, ragazze, lo so che non sono belle, lo so che siamo proprio bruttine con le cuffie, però veramente i ricci durano tanto. Io la uso tutto il giorno, io ci dormo con la cuffia, che io dicevo, ma figurati se io dormo con una cosa in testa, ci dormo. Dormo con la cuffia, porto la mia cagnolina a fare la passeggiata, torno a casa, metto la cuffia, perché prima mi sento comoda, seconda cosa fa tantissimo caldo, quindi mi mantengono più fresca, e la terza cosa mantiene i ricci belli. E soprattutto ci aiuta a mantenere il volume dei nostri capelli. Guardate, cioè io ne ho comprati due, l'ho comprata da Amazon, l'ho pagata 9,90€, 9 euro e qualcosa in offerta. A me piace questa con l'elastico perché non sembra, ma io ho la testolina troppo piccola e le cuffie che avevo provato prima mi stanno molto larghe e mi cadono, mi danno fastidio. Comunque questo qua riuscite a regolare la misura che volete, se la volete più stretto, più largo. Andiamo a metterla. Io la metto sempre così, in questo modo, perché così non rovino ricci. Allora la stringo, questa cosa la metto qua davanti perché se mi sdraio mi dà fastidio nella nuca, così il figume è assicurato. Il figume è assicurato. Tiro fuori i miei orecchiette perché ci sono già mezzo sorda, quindi almeno riesco a sentire, e voilà. Non siamo una gioia per gli occhi, però per i nostri capelli ci sta, e siamo anche molto molto fresche. E quando si toglie la cuffia, vi faccio vedere la sorpresa delle sorprese, che mi fa ridere tutte le volte. Non ridete, eh? Prendono la forma. Quindi, allora, separatore, in un minuto, in un minuto, voilà. Non ridete più adesso. In un minuto i capelli sono belli. Comunque i miei capelli li ho lavati l'altro ieri. Guardate come sono belli ancora. E belli freschi, morbidi. Bella gente, spero che vi è piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. E alla prossima, ci vediamo mercoledì.